La 500 miglia di Indianapolis è una gara epica, fa parte della tripla corona insieme al Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1 e alla 24 ore di Le Mans, un evento tipicamente americano e di importanza tale che l'intero campionato di cui fa parte, ovvero la IndyCar Series, prende il nome proprio da questa gara. La 500 miglia di Indianapolis, così come la IndyCar Series, hanno sempre suscitato, soprattutto in Europa, molta curiosità negli appassionati di motorsport. Questa gara e questa categoria in particolare sono viste come la alter ego della Formula 1 in America, ma nonostante questo sono oggi due mondi completamente diversi. E anche se in passato la 500 miglia di Indianapolis è stata una gara valida anche per il campionato mondiale di Formula 1, in un tentativo di avvicinare le due serie automobilistiche. Ma come funziona esattamente questo evento? Quali sono i regolamenti delle qualifiche e della gara? E come funziona il punteggio in campionato per la 500 miglia di Indianapolis? Ne parliamo in questo video. La 500 miglia di Indianapolis, o più semplicemente Indy 500, è una gara americana storica, nata addirittura nel 1911. Da sempre si svolge nella settimana del Memorial Day sul circuito ovale di Indianapolis Motor Speedway. La gara si svolge all'interno della stagione della IndyCar Series americana, il maggiore campionato automobilistico statunitense per vetture monoposto a ruote scoperte. Il circuito si trova nella città di Speedway, in Indiana, e ha ospitato 8 edizioni del Gran Premio degli Stati Uniti d'America di Formula 1, 8 del Gran Premio di Indianapolis del Moto Mondiale e ospita attualmente anche le gare della NASCAR Cup Series. Per quanto riguarda la IndyCar Series, su questo circuito viene disputato, oltre alla 500 miglia, il Gran Premio sul layout della pista stradale, solitamente in calendario posto come round precedente all'evento della Indy 500. Quello di Indianapolis è il terzo autodromo permanente più antico e il weekend della 500 miglia rappresenta per l'intera città di Speedway un evento importantissimo che occupa un lasso di tempo di circa 2 settimane e che comprende, oltre alla gara, anche festival musicali ed altri eventi, al pari della 24 ore per Daytona o Le Mans. Tecnicamente il circuito è considerato uno dei più famosi del mondo, nonché il più celebre tra i cosiddetti ovali. È conosciuto come la capitale mondiale delle corse. La 500 miglia si disputa sul classico anello composto da 4 rettilinei, 2 lunghi e 2 corti, raccordati da 4 curve a 90 gradi. I famosi mattoncini presenti sulla linea del traguardo rappresentano ciò che rimane di una vecchissima pavimentazione del circuito, prima che il manto venisse ricoperto di asfalto in seguito all'aumento delle prestazioni delle vetture da corsa. Quella del 2023 sarà la 107esima edizione e nel 2022 la vittoria della gara è stata ottenuta da Marcus Ericsson, ex pilota di Formula 1 con il team Sauber e che ha ottenuto come miglior piazzamento in questa categoria la 17esima posizione in classifica piloti disputando quasi 100 gran premi. Il fatto che sia riuscito nell'impresa di vincere una gara importante come la 500 miglia di Indianapolis mostra esplicitamente come la IndyCar Series e la Formula 1 siano davvero due mondi completamente diversi tra loro. Oggi i piloti della IndyCar Series hanno vari collegamenti con le serie e i team europei. Tra gli iscritti spiccano tantissimi nomi di importanti piloti noti per la partecipazione e le vittorie non solo nella IndyCar americana, ma anche in altre categorie come il WEC, Formula E, ex Formula 1, GT e chi più ne ha più ne metta. Prima di vedere nel dettaglio il funzionamento della 500 miglia di Indianapolis, se per voi è la prima volta su questo canale, io sono Luca e in questi video parleremo di motorsport, quindi se condividete con me questa passione iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per vedere i prossimi video. Ora c'è tanto di cui parlare, quindi cominciamo subito con il format del weekend di gara e il punteggio che viene attribuito e valido per la IndyCar Series. Poi vedremo le caratteristiche delle vetture, i piloti iscritti nella entry list per il 2023 e infine vedremo come poter seguire in live questa gara. Per quanto riguarda il regolamento, dall'edizione 2022 è cambiato il format delle qualifiche, che vengono disputate nel weekend precedente a quello della gara e si svolgono in 2 giornate, il sabato e la domenica. Nel turno di qualifica del sabato, denominato Full Field Qualifying, tutti i piloti correranno sul circuito di Indianapolis. Ogni pilota correrà per 4 giri consecutivi nel tentativo di registrare la velocità media più elevata e non il tempo sul giro. Una volta che tutti avranno effettuato un tentativo, le posizioni dalla 1 alla 12 saranno definitive e i piloti passano alla giornata successiva, denominata Top 12, per avere l'opportunità di stabilire la pole position.
position, mentre per le posizioni dalla 13esima alla 33esima le squadre dovranno decidere se posizionarsi su una delle due linee della pit road per eventualmente migliorare il tempo di qualifica. La prima linea è quella prioritaria, la corsia preferenziale per i piloti che si sentono a rischio. È la linea in cui questi vedranno cancellato il loro precedente tentativo, col rischio quindi di peggiorare, ma avranno la possibilità di scendere in pista per primi. Nella seconda linea invece i piloti vedranno confermato il loro precedente tentativo che agirà da salvagente nel caso dovessero peggiorarsi, ma di contro potranno scendere in pista solo dopo che saranno scesi i primi, quelli sulla prima linea o lane 1, con il rischio di non fare in tempo a completare il tentativo. Al termine delle qualifiche della giornata di sabato, i primi 12 classificati accedono quindi alla top 12 della domenica, mentre le posizioni dalla 13esima alla 33esima saranno a questo punto confermate. Quindi nella top 12 della domenica viene effettuata la sessione più divertente insieme a quella finale e che definisce le posizioni dalla 7ª alla 12esima. Il turno durerà 2 ore ed i piloti scenderanno in pista uno alla volta seguendo l'ordine inverso rispetto ai tempi del sabato, quindi il 12esimo classificato del sabato partirà per primo nella top 12 qualifying. Una volta che ogni pilota avrà chiuso i 4 giri di qualifica, i primi 6 passeranno alla Fast 6, mentre gli eliminati andranno a comporre la terza e la quarta fila in griglia di partenza. Infine, la domenica pomeriggio, i primi 6 competono per la pole position e le prime 2 file dello schieramento, sempre con un solo tentativo da 4 giri più quello di uscita dai box e sempre con i 6 piloti che scenderanno in ordine inverso rispetto alla classifica della Fast 12. La pole position viene definita con la media sul giro più veloce. Nel 2023 la velocità massima raggiunta sul circuito di Indianapolis nelle sessioni di prove libere è stata di 392 km orari dal pilota Connor Daly. I primi 12 piloti classificati ottengono punti extra secondo il seguente schema: 12 punti al primo classificato, 11 punti al secondo, 10 al terzo, fino ad arrivare al 12esimo classificato che ottiene un punto. Il poleman inoltre vince un premio in denaro di $100,000. Il numero massimo di piloti ammessi alla Indy 500 è 33. Nel caso dovessero esserci più di 33 iscritti, come quest'anno, che sono 34, la domenica mattina si disputa un'ulteriore sessione, il Last Chance Qualifying, a cui prenderanno parte i piloti che al sabato si sono posizionati dalla 31esima posizione per giocarsi l'ultima fila. Questi piloti avranno a disposizione almeno un tentativo composto sempre da 4 giri lanciati consecutivi finché non scadrà il tempo di un'ora, ma nel caso dovessero fare più di un tentativo, quelli precedenti verranno cancellati e rimarrà valido soltanto l'ultimo. Alla fine della sessione i migliori 3 andranno ad occupare l'ultima fila dello schieramento, mentre gli altri saranno definitivamente eliminati. Per quanto riguarda invece la gara, essendo molto longeva e antica, nel corso degli anni si sono consolidate molte tradizioni che per molti appassionati rappresentano una parte fondamentale della corsa. Si parte dal pre-gara: il venerdì precedente alla gara si tiene il Last Row Party, una festa che serve per onorare e al tempo stesso prendere in giro gli ultimi 3 piloti dello schieramento. Alle 6 della domenica mattina un colpo di cannone annuncia l'apertura dello Speedway per onorare la ricorrenza del Memorial Day. Una banda universitaria suona e gli aerei dell'aeronautica militare degli Stati Uniti passano sopra il circuito. Nel pre-partenza una larga parte è dedicata alla musica, con una scaletta di brani immutata da anni che include anche l'immancabile inno americano, e per tradizione in accompagnamento all'inizio della corsa migliaia di palloncini colorati vengono rilasciati da particolari strutture all'interno della pista. Dopodiché si sente la famosa autorizzazione all'accensione dei motori: Ladies and gentlemen, start your engines. Nelle occasioni in cui la pioggia ha costretto gli organizzatori a rinviare o posticipare l'evento e la corsa era già incominciata, l'ultima volta nel 2004, viene recitata invece la frase Restart your engines. Alla guida della Pace Car che apre la corsa viene spesso chiamato un personaggio famoso, mentre un altro personaggio sventola la bandiera verde che dà inizio alla gara. Per il 2023 sarà Kyle Larson, un pilota della NASCAR Series.
le macchine cominciano la gara con una partenza lanciata come per tutte le gare della IndyCar Series, ma quella della Indy 500 avviene tradizionalmente con uno schieramento unico al mondo, su 11 file di 3 macchine ciascuna. Le 33 auto cominciano ad effettuare 200 giri in programma fino a completare le 500 miglia, 804 km circa, e il tutto per una durata, escluse eventuali interruzioni, di poco meno di 3 ore. La corsa è valida al compimento del 100° giro. In caso di pioggia, la gara si ferma all'istante, quindi se a quel punto si sono percorsi almeno 100 giri, la classifica si ritiene valida, diversamente viene tutto rinviato. Dopo la fine della corsa, il vincitore e la sua macchina vengono accolti nella Victory Lane, lo spazio dei vincitori dove solo lui e il suo team possono entrare e festeggiare la vittoria. Dopo essersi tolto il casco, la prima cosa che viene passata al pilota è, dopo il berretto dello sponsor e la corona d'alloro, per un'antica tradizione, una bottiglia di latte da bere. Ogni anno ad ogni pilota viene richiesto prima della corsa quale tipo di latte vuole trovare alla Victory Lane, tanto che vengono prodotte bottiglie in serie limitata con stampati i nomi dei 33 possibili vincitori e i loro sapori. Il vincitore viene premiato con una delle pace car o con una replica, e un'altra tradizione è quella che riguarda il bacio da parte del vincitore alla linea di mattonelle che rappresenta la famosa linea del traguardo sulla pista. Relativamente al punteggio che viene attribuito per la 500 miglia di Indianapolis, si utilizza quello abituale per le gare IndyCar, ma raddoppiando i punti, un po' come avviene nel WEC per la 24 ore di Le Mans. Inoltre vengono assegnati 5 punti al costruttore vincitore della gara, 2 punti al produttore del motore che ottiene la pole position e un punto addizionale al produttore di motore che sarà il più veloce nella prima giornata di qualifiche. Ulteriori punti bonus sono disponibili per i produttori per un motore che raggiunge la soglia delle 2000 miglia percorse durante la 500 miglia di Indianapolis, oltre a un ulteriore bonus una tantum pari al numero di punti per il costruttore ottenuti sempre nella 500 miglia di Indianapolis. Per quanto riguarda invece le vetture, partiamo da questo semplicissimo schema dove vediamo la posizione del motore, le gomme e le ali. Oltre a questo, l'aeroscreen, che potrebbe essere considerato come l'alo in Formula 1 e nelle serie europee. È un parabrezza che ha funzioni sia aerodinamiche che di protezione del pilota. Per quanto riguarda la manifattura della vettura, il telaio è fornito da Dallara, è un monoscocca che contiene l'abitacolo, la cella carburante e la sospensione anteriore. Il motore costituisce parte integrante del telaio, mentre invece il cambio è posto nella zona della sospensione posteriore. Il materiale della vettura è in fibra di carbonio e in Kevlar. Il peso consentito invece varia in funzione della tipologia di tracciato: 1700 libbre per le gare su strada, 1690 per gli ovali corti, 1655 sempre libbre per le speedways, e questo peso non include il carburante, il pilota e il drink. E il fornitore ufficiale delle gomme è Firestone. I freni sono in fibra di carbonio, mentre invece il cambio ha 6 marce con la retromarcia ed è posto sul volante. Per quanto riguarda invece le motorizzazioni, i fornitori sono 2, Honda e Chevrolet. Il motore è un V6 con un massimo di 12.000 giri e una potenza in cavalli stimata tra i 550 e i 700. Questo dipende dalla pressione del turbo boost che viene utilizzata in pista. Tra poco vedremo che cos'è il turbo boost. Per quanto riguarda invece l'abitacolo e il volante, il pilota a disposizione diversi controlli, e qui viene spiegato molto bene. Il pilota ha a disposizione il controllo meccanico per le sospensioni anteriore e posteriore. Ovviamente i piloti sul volante hanno anche a disposizione uno schermo dove vengono poste le informazioni durante la gara, come il tempo sul giro, i livelli oppure le bandiere. Il pilota poi sul volante ha il pulsante per la pit lane speed limiter, quindi per attivare il limitatore di velocità in pit lane. Ovviamente hanno a disposizione anche la radio. Una cosa interessante è il pulsante denominato push to pass. Questo pulsante attiva un sistema che fornisce ulteriore potenza attraverso il turbo boost per periodi predeterminati durante la gara. È un po' il sistema che viene utilizzato per i sorpassi, una sorta di DRS però senza l'ala mobile, sostanzialmente è un aumento di potenza. Un altro dato interessante sulle vetture è che non sono dotate di servo sterzo, e questo obbliga i piloti a sviluppare la forza necessaria per guidare queste vetture. Per
Per quanto riguarda la configurazione aerodinamica delle vetture IndyCar per la 500 miglia di Indianapolis, viene utilizzata l'assetto Speedway con un'ala posteriore a elemento singolo senza flap e che viene utilizzata non solo nella 500 miglia di Indianapolis ma in tutti gli eventi sulle Speedway, anche se l'inclinazione varia a seconda della pista. L'ala è progettata per aggiungere carico aerodinamico ma limita la velocità dell'auto aggiungendo resistenza. L'ala anteriore invece è a elemento singolo, costituita da un piano principale e da una parte di flap laterali che vengono utilizzati per regolare e bilanciare l'auto. Anche gli angoli alari anteriori variano a seconda della pista su cui vengono utilizzati. Per quanto riguarda la entry list, ovvero i piloti partecipanti ed iscritti all'edizione 2023 della 500 miglia di Indianapolis, troviamo ovviamente i piloti IndyCar, tra i principali Joseph Newgarden, Scott McLaughlin, Pato O'Ward, oppure abbiamo piloti che hanno militato anche in altre importanti serie come Felix Rosenquist, ex Formula E, Alex Rossi, ex Formula 1, Marcus Ericsson, Romain Grosjean, entrambi ex Formula 1, poi troviamo Scott Dixon, Alex Palou, Takuma Sato, pilota di grandissima esperienza, Will Power. Troviamo anche Kalu Milot, ex pilota Formula 2, e Marco Andretti, tutti piloti di un grandissimo spessore. Per quanto riguarda come vedere la 500 miglia di Indianapolis e anche il campionato della IndyCar Series americana, le gare vengono trasmesse su Sky, vengono trasmesse sia in live ed è possibile rivedere le gare on demand. Oltre a Sky è possibile seguire la IndyCar Series anche su Now, che trasmette i canali SPA, i canali Sky, mediante un abbonamento mensile, e anche per quanto riguarda Now è possibile rivedere le ultime gare on demand. Questo era tutto per quanto riguarda il funzionamento della 500 miglia di Indianapolis 2023. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Io vi chiedo di lasciare un like se vi è piaciuto questo contenuto. Se volete, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per vedere i prossimi video. Io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!